Siamo allo Scuderia Congiu. Con noi abbiamo Francesco Congiu. Da cosa nasce la sua passione per i cavalli? Ma la mia passione per i cavalli nasce già da ragazzino in Sardegna, perché siamo in mezzo alle bestie, quindi ci aveva le pecore, ci aveva il somaro, era il mezzo di trasporto in cui si viaggiava prima. Poi dopo sono venuto via da lì all'età di 14 anni e sono andato a Roma. Quando ha capito che la sua passione potesse diventare un lavoro? L'ho capita da una fotografia di mio fratello, che montava in siepi anche lui, e quindi guardando quella mi è venuta quella passione, anche se ci montavo da ragazzino, insomma, però erano sui somari, in poche parole, che si montava. Poi sono andato a Roma e quindi ho cominciato linee regolari a capannelle. Come è riuscito a farsi notare dalle dirigenze delle contrade? Ma come ci sono riuscito? Ci sono riuscito prima di tutto montando la tratta e vincendo la tratta. Montai 3 cavalli, vinsi tutte e 3, però non ero neanche allenato, perché ero venuto a vederlo e mi sono trovato a montarli direttamente poi. E da lì i molto probabili si sono convinti che potevo montare il palio. In che contrada ha esordito e perché gli è stato dato il soprannome Tremoto? Nella contrada della Chiocciola, e questo l'ha deciso Piero Iannoni insieme allo staff dirigenziale della Chiocciola, questo soprannome qui. Molto probabile perché ero un po' ribelle, ero un ragazzo ruente, forse per quello. Secondo lei oggi sono cambiati i fattori che determinano la scelta di un fantino rispetto ad un altro? Ma cambiate non sono cambiate, il palio è sempre rimasto quello di una volta. Sono cambiati magari un po' i vantini, sono cambiati i cavalli, prima correvano i purisangui, erano tutti cavalli un po' mezzi estrosi, li portavano in piazza, però oggi è giusto così, perché i ragazzi oggi si allenano magari 12 ore su 12 o 24 ore su 24, stanno a cavallo. Noi si veniva dai regolari e si montava magari 3 mesi l'anno, ecco. Che caratteristiche deve avere un fantino per poter correre in piazza del campo, dato il suo andamento irregolare e la difficoltà a percorrere la pista? Ma io non credo che ci sia uno che abbia bisogno di un certo modo in cui deve montare. Purtroppo, anche se uno viene dai regolari oppure viene dalla Maremma o viene dalla Sardegna o fa il contadino oppure fa il camionista, può montare benissimamente in piazza. L'importante è che ci abbia un po' di fortuna e le attitudini per poterlo fare. C'è un palio che gli è rimasto impresso più degli altri? Ma i pali tutti in particolare mi sono rimasti impressi, a parte quello vinto, però quell'altro mi sono rimasti impressi quasi tutti. E è contento che anche Alessandro abbia intrapreso questa strada? Ma sono contento, se l'avesse preso magari da ragazzino forse era anche meglio. Quindi, però ora bisogna che sta a lui ora farsi vedere. Io cerco di aiutarlo nel meglio possibile e cerco di dargli i consigli più possibili che posso. Poi sarà lui, a cavallo c'è lui, non ci sono io, sono a piedi, quindi e tocca a lui farsi vedere e farsi rispettare. Via, è buona, è partito prima il drago, seguito dalla torre, seguito dal drago, e torre, Aquila, Eco, Selva, Nicchio, Civetta, Giraffa, Bruo, ecco che curva, è il drago è primo, e il drago è primo, secondo il Leo, la torre è terza, oddio, è caduta la Giraffa, è caduto il Bruo, sono caduti 2 fantini, è primo il drago, seconda Civetta, l'Aquila si va sotto, mentre l'Eco nerva il cavallo, e Nicchia in quinta posizione, è Civetta, la Civetta, ed erba il drago, si nervano fino alla fine, guardate uno stupendo paio, sono cascati Bruo e Giraffa, è cascata anche la torre, il fantino della torre. Civetta è ancora prima, sono affiancati l'Aquila terza, quarto il Nicchio, oddio, è il drago, è passato prima il drago. E questo secondo, questo palio che è bellissimo, che 4 cavalli caduti,
e Civetta vince la Civetta e la Civetta, il palio di Cecco Angiolieri, il palio del poeta maledetto, l'ha vinto Cecco Angiolieri, il palio di Cecco Angiolieri, l'ha vinto la Civetta, un meraviglioso palio, scusate, un meraviglioso palio, il drago ha fatto un palio stupendo, ma non ce l'ha fatta, la Civetta ha vinto il palio del suo poeta, il palio di Cecco Angiolieri, quel palio che la Civetta voleva. Ora siamo con Alessandro Congiu, figlio di Francesco Congiu. Raccontaci la tua passione per i cavalli. È stata trasmessa a tuo padre? Inizialmente no, anche perché i cavalli fin da piccolo sì, ci stavo insieme perché babbo andava a ferrarli, andava, li montava, però non ho mai avuto la passione di montarci. È nata con una scommessa fatta qui nel palio di Ciuga San Rocco e mi hanno chiesto se li montavo e ho fatto, ma io non ci ho mai montato, però proviamo. E da lì a 19 anni nasce questa avventura. La sua passione quando si è trasformata in un lavoro? Si è trasformata per bene 3 anni fa, quando proprio non lavoravo più, e allora mi sono dedicato tutto il giorno qua con scuderia, cavalli e corse. Gli altri anni mettevo lavoro, che facevo un altro tipo di lavoro, e in più venivo anche a montare cavalli e le corse facevo un po' di sfuggita. In cosa consistono le tue giornate in scuderia? Le giornate sveglia presto, come tutti i colleghi, si viene qua, si fa l'uscita con cavalli di scuderia, quindi vanno a correre, si preparano loro, poi si guarda finire il prima possibile, soprattutto d'estate, e poi facciamo un po' di palestra, comunque ci diamo un po' attivi, corse, via dicendo, e poi si mangia, si dorme un pochino e poi si torna qua a sistemare i cavalli e fare uscita allenamento. I cavalli che hai sono suoi o li hai in allenamento? Questo lino è mio, mentre viene Saura, di una proprietaria della Sardegna. Partecipano tutti alle corse in provincia? Sì. Che risultati hai ottenuto con questi cavalli? Senti, quest'anno fortunatamente stanno andando sempre bene. Comunque ho anche 10 giorni fa fatto su 2 corse, su 2 vittorie, quindi non mi posso lamentare, sta sempre andando sempre bene. Hai affermato che questo rino è la tua unica certezza, raccontaci un po' di lui. Lui è un cavallo abbastanza, ora è tranquillo, inizialmente quando era puledro era un po' di carattere, però piano piano sta sempre migliorato e fino adesso ho avuto solo conferme con lui. Comunque ho avuto delle vittorie, le 3 tratte a Siena, che con lui ci sono cresciuto e mi ci trovo bene. L'anno scorso hai portato questo rino alla tratta di agosto, riuscendo a piazzarvi primi. Dopo la corsa hai sperato che i capitani lo scegliessero? Allora, io l'ho sempre portato al 100% il cavallo. Ovviamente l'obiettivo è sempre Siena. E sì, rimane un po' di rammarico perché comunque uno ci spera tutto l'anno, che comunque ti possa dare fiducia sia al cavallo che a me come Fantino, però ovviamente la scelta poi sta a loro. Io quest'anno lo ripresento, forse anche meglio dell'anno scorso, poi sta un attimo a loro sceglierlo. Che aspettativi hai per questo palio? Senti, per adesso guardo di fare bene le prove di notte e tratta, poi se si riesce anche a fare una prova vediamo un po' se ci sono un po' di incastri e punto più su agosto. Sei già stato contattato da qualcuno? Sì, dai, quest'anno non posso lamentare per i contatti, anche non solo Siena, però ti ho detto, devo un attimo farmi vedere e confermare quello che sto facendo tutto l'anno. C'è un fantino della storia del palio al quale ti ispiri e che pensi in qualche modo di assomigliargli? Beh, ognuno prende delle piccolezze di ogni fantino,
Una storia non ci ho mai avuto, anche perché ho iniziato tardi. Quindi uno prende sì le basi, comunque so di babbo, poi dopo vedi un attimo te quale ci trovi bene a cavallo, se può prendere un mare a che spunto di Bartoletti, di Azzeni o via dicendo, e poi vedete come metterlo a tuo agio. Si ringrazia Francesco Alessandro Congiu per l'ospitalità e si spera di vederlo presto in piazza. To walk away.